Non ti senti che vorresti spendere di più? No, no. Quello che a me piace non costa niente. Mi piace leggere, mi piace camminare, mi piace parlare, pensare. Una delle critiche più comuni alla financial independence è che tu guadagni tanto, ci vuol poco per te. In realtà quando stavo a Milano il primo anno guadagnavo 1.350 e pagavo 700 d'affitto. E 200 al mese riuscivo a farle avanzare. Quindi io ho sempre risparmiato.